Questa crisi si è aperta e ci abbiamo convissuto per 2 anni. La decisione inaspettata e sorprendente, devo dirvi, del giudice delle indagini preliminari, che cade esattamente a 2 anni da quel 29 marzo del 2010 in cui si lesse di questa indagine, questa vicenda si è trascinata con alti e bassi, per carità, per circa 2 anni. Quello che ho detto a proposito di tempi è solo una cosa. Non che io mi dimetterò se ci sarà un rinvio a giudizio, ma che io mi dimetterò prima che venga emesso un giudizio, o di rinvio a giudizio o di archiviazione. Un minuto prima che il giudice si ritira in camera di consiglio, credo in questo caso con se stesso, perché è il GUP, è una sola persona, io non consentirò che il Presidente della Regione, o meglio la Presidenza della Regione, possa essere investito da un giudizio da un rinvio a giudizio, anche se so che potrebbe venire l'archiviazione. Il tutto, perché sia chiaro, potrebbe accadere anche al di là della scadenza naturale della legislatura, mettetevelo in testa questo. In quanto alla SAFAB, si sappia che, prescindendo dal fatto che io non mi sono occupato assolutamente di SAFAB, io, Raffaele Lombardo, la SAFAB, di cui si è letto a proposito di dighe, parcheggi antistanti o sottostanti il Palazzo di Giustizia di Palermo e tante altre opere pubbliche, l'unica opera pubblica che non avrebbe realizzato alloggi per militari americani sarebbe quella per la quale si sarebbe rivolta a me. Le altre invece le ha fatte. Aveva un patrocinio politico alle spalle? Non lo so. Anzi, non lo saprei se parlassimo soltanto di dighe, parcheggi e strade. Ma siccome la SAFAB era nella compagine dei termovalorizzatori, per la quale, come scrive nella sua relazione Pecorella e la sua commissione, l'intreccio era indissolubile tra mafia, malaffare e mala politica, se un patrocinio politico c'era, non solo non era il mio, perché non era il mio, ma anche perché il mio e il nostro è stato il patrocinio che ha raso al suolo quella grande porcheria dei termovalorizzatori. E in quanto al signor Barbagallo, presunto tramite, vorrei capire come è stato trovato in possesso di un porto d'arme quando è stato arrestato, e io avrei dovuto sapere che era in odore di mafia quando, se è vero, lo incontravo ogni 6 mesi e non ha osato chiedermi nulla, vi posso assicurare, perché soltanto al mio cospetto, come dire, balbettava a chiedermi una cortesia o un incarico per se stesso, mentre in 20-30 anni di indagini di mafia a Catania, a Palermo e a Messina il suo nome non esce né dalla bocca di un pentito né dalla bocca di un mafioso. Vorrei capire se i carabinieri o i magistrati erano nel potere di non considerarlo mafioso, come avrei potuto sapere io che era amico del signor Aiello o di altri. Quando leggiamo le argomentazioni a sostegno dell'archiviazione, che vengono condivise, non dico da 3 procure, ma da una procura che ha 3 capi diversi, i quali ovviamente hanno culture diverse, mentalità diverse, valutazioni diverse, e comunque restano confermate per tutto il tempo, se permetti, era unanime la valutazione che l'esito sarebbe stato diverso. È intervenuto il 29 mattina, carità, è solo una coincidenza, alla vigilia manco del bilancio, dopo che il bilancio era stato approvato il 28 e la finanziaria doveva essere approvata il 29.